Ergastolo per i quattro uomini processati in contumacia per lo schianto del volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel 2014 in Ucraina orientale da quello che secondo gli investigatori era un missile terra-aria russo. Lo hanno chiesto i pubblici ministeri dei Paesi Bassi mercoledì. Nello schianto sono morte 298 persone. Chiediamo che gli imputati Girkin, Dubinsky, Pulatov e Karchenko siano tutti condannati all'ergastolo per il loro ruolo nello schianto di un aereo e la loro responsabilità nella morte e per concorso in omicidio di 298 passeggeri. Ovviamente vediamo dei tentativi di ricondurre il caso non a un episodio criminale, ma a una questione di Stato con al centro il ruolo della Russia. È del tutto inaccettabile, quei tentativi sono fuorvianti. È un processo penale e come tale è da trattare. Tutti gli uomini di legge imparziali capiscono che è così. I quattro incriminati sono tre separatisti russi e un ucraino. Il processo è iniziato nel 2020 nei Paesi Bassi. Le udienze si svolgono sullo sfondo delle crescenti tensioni intorno all'Ucraina tra Occidente e Russia. Il verdetto del tribunale, situato vicino ad Amsterdam e a due passi dall'aeroporto da cui decollò il Boeing, non è previsto prima del 2022.